Signori, bentornati in un nuovo episodio di Ark. Ragazzuoli, è da un po' che non registro, lo so, perdonatemi, ma per me il fine settimana è un pochino complicato e non ho avuto tempo. Vi mostro quello che è successo in questi giorni. E allora, partiamo dal fatto che il vecchio coccodrillo mi è morto, ma ne ho trovato un altro che è una femmina livello 263. Vabbè, ovviamente l'ho potenziato, quindi è una bestia. Inoltre, uno di voi, che non mi ricordo adesso il nome, perdonami, però sentiti presto in causa, mi ha consigliato una mod, la Ozocraft. Ed è così che vi presento la nuova casa, cioè ovvero la stessa casa, però decorata adesso con questa mod. Come potete vedere, l'ho pure pitturata, quindi la casa è rimasta uguale. Qui c'è un piccolo miglioramento, dove ho aggiunto una finestra. Prima questo qui era un muro che porta sul piccolo laghetto che abbiamo fuori. Il pilastro fatto adesso meglio. Qua non c'è più quella scatolina lì inutile. La zona lavorazione è sempre uguale. Adesso vi faccio vedere l'aria dietro. Salendo di sopra possiamo trovare il bagno, che l'ho leggermente sistemato. Da notare tutti i colori, raga. Il tetto l'ho fatto molto meglio rispetto a quello che era prima. Il camino è più in qui. Qua c'è finalmente queste porte che portano alla stanza personale di me e di Molesto, dove abbiamo appunto il letto, i vari bauli dove teniamo tutte con tanto di finestra. Poi andiamo nel balcone, che si può entrare sia da lì, cioè si può uscire sia da lì che da qui. Il balcone è fatto così, si sale sopra e abbiamo il tetto fatto così, come vedete. Inoltre ho aggiunto una nuova area alla casa, ovvero finalmente la nostra veranda, diciamo, il nostro giardino. Come potete vedere, appena si esce non c'è più il grill messo qua fuori, ma adesso ho fatto tutta quest'area qui, circondata da siepi, luci, di notte fa un effetto incredibile, tavolino all'aperto, zona barbecue, qua possiamo conservare la carne, qua ci sono delle panchine con un piccolo laghetto, qua è una struttura, sempre una mod che ti permette di fare armature molto potenti per i dinosauri sfruttando il ferro, la chitina, roba così, e qua abbiamo le coltivazioni. Adesso fatta in questo modo, con il cancelletto, con il recinto, il porco che caca in continuazione e quant'altro. Questa qui è tutto quello che riguarda la casa. Adesso invece vi faccio vedere un po' di novità a livello di animali. Più che altro gli animali sono sempre uguali, se non qua abbiamo ancora la coppia di magmasauri, le viverne che si accoppiano in una maniera incredibile. Ieri sono andato un pochino a fare livellare la viverna di ghiaccio, mentre ho preso appunto lui. Ho catturato pure queste qui, le abbiamo prese nell'ultimo episodio. Che tra l'altro uno di voi mi ha detto che possono camminare sui muri, infatti guardate quanto è figo, io l'ho provato. Camminano su ogni tipo di superficie. È fighissima sta roba. Ho trovato un parasauro tech livello 156 che mi è andato con l'addomesticamento al livello 212. Vorrei cercare di trovarne un altro per farli accoppiare e vedere se scannandoli man mano riesco ad ottenere circuiti e così, sarebbe tipo una specie di farm. Poi ho trovato altre due ranocchie e questa qui è tipo una mod che ti dà l'armatura così per la rana. Non so come cazzo si leva l'interfaccia. Comunque questa qui è l'armatura per la rana con la mod. Vedete quanto è figa quella lì. E ho trovato due rane che sono una femmina a livello 217, un'altra femmina 219 e il maschio 171, che è quello che avevamo preso in passato. Tuttavia oggi ho una missione, una missione molto importante. Voglio catturare una cazzo di mantide. Sì, una mantide. Allora, in teoria dovrei andarci con dei repellenti. Repellenti che io dovrei aver posato nella mia cassa personale. In teoria. Eccolo qua, io ne ho fatti 8. Questi repellenti dovrebbero, per un totale di 10 minuti, dovrebbero coprirti dagli attacchi degli insetti. Insomma, ti dovrebbero proteggere sotto questo punto di vista. Quindi io mi metterei... Ah no, già ce l'ho l'armatura. Perfetto, l'armatura ce l'abbiamo. E ho trovato pure quest'ascia viola, uccidendo qualche alfa qua e là. Il problema è che per addomesticare la mantide bisogna andarci con il corno del verme della sabbia. Questo corno è ottenibile soltanto appunto uccidendo il verme della sabbia. Quindi io dovrei andare nel deserto, uccidere un verme della sabbia, dopodiché prendere il corno e con quel corno provare ad addomesticare la mantide che si trova lì stesso. Quindi dritto per di qui abbiamo il deserto. Io direi di vederci una volta in zona. Ok, siamo arrivati nel deserto, ragazzuoli. Io mi fermerei qui, dato che vedo una venatura d'acqua. Ne approfitto per bere in questa piccola oasi. Tra l'altro, mentre sono qui potrei raccogliere dei cactus. Oh, linfa normale ho preso. Questa non ce l'avevo.
E qua ci sono diverse risorse che di solito non prendo mai, perché ovviamente nel deserto non ci vado. Adesso non so se la mantide è addomesticabile in qualche altro modo, magari tipo con la carne marcia, roba così. Porca puttana, che cazzo di livello è sto scorpione? Stava sciogliendo. Ok, a noi serve della carne marcia, che possiamo procurare anche qui. Era livello 145. Possiamo procurare la carne marcia se incontriamo degli avvoltoi da queste parti. Intanto qua ci sono le mantide. Io vorrei fare il primo tentativo, ragazzuoli. Ok, mi sparo il repellente e adesso vediamo se funziona. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. A terra, come cazzo ti chiami? Madonna, guarda che non atterra mai. Abbiamo sempre il solito problema io e te, viverna del cazzo. Porca puttana, niente, niente, è finita. Eccoli lì, questi avvoltoi qui. Chi di carne marcia quando li uccidiamo, quindi possiamo ottenerla direttamente. Abbiamo la carne marcia, che adesso equipaggerei onestamente come ultimo slot. E adesso proviamo a vedere se funziona il repellente. Ci avviciniamo. Tra l'altro lì ci sono dei cosi che volano. Madonna. No, perfetto. Si è incazzata? Ok. Ok, che la mantide sia domestica soltanto con quel corno. Per un altro animale che potremmo prendere con la carne marcia è proprio quest'animale qui. Schifosissimo. Ah no, questo è un serpente. No, io intendo il verme. Adesso non ho presente come si chiama. Nel frattempo che cerchiamo il verme, magari abbiamo modo di sgamare il verme della terra. Ovviamente noi stiamo cercando il millepiedi, raga. Eccolo, sa che è uno di loro. Vediamo, che non vedo niente. Sì, livello 130. Tralasciando il fatto che mi fa un'impressione incredibile, perché comunque fa schifo. Se ci andiamo da dietro. Ah no, in faccia li dobbiamo mettere. Si è incazzato. Occhio che questo animale è bastardo proprio per un motivo molto semplice. Ti sfracella l'armatura. Paracido che ti sfracella l'armatura. Se mi rompe l'armatura adesso significherebbe stare in mezzo al deserto privi di difesa. Ok, dobbiamo stare molto attenti perché queste cose si muovono e se li tocchiamo comunque. Perfetto. Sappiamo come funziona. Ne abbiamo preso uno livello 29. Equipaggio una sella, addirittura pure la sella sto schifo. Sai che non ti cavalco, mamma mia sei brutto. Bene, andiamo in giro, questo qui livello 29 fa cagare, giusto per fare un test. E ne abbiamo preso l'unico di merda. Vediamo se ritorniamo indietro, se riusciamo ad addomesticare quell'altro. Magari si è calmato. Ok, questo è già livello 90, sarebbe meglio se riusciamo a trovare pure la coppia. Ok, questa è una femmina, dovremmo salvarla. Madonna, mezzo. Sì, sì, sì. Ti chiamerò Kifo. Perfetto. Livello 194. Merda, ho dimenticato le capsule. Che livello è sto scorpione? 55. Qua ce n'è un altro, livello 20. E quello livello 90. Ecco, quello a livello 90 potremmo anche tentarlo. Perfetto. E tu sei sempre una femmina però. Ok, mentre loro mi seguono, io direi di attaccate, ma vediamo cosa sanno fare. Ho tolto 96 a colpo, non sono male, eh? Piccoli insetti di merda, datemi la chitina. Vabbè. Ok, a sto punto dovrei ritornare indietro a prendere le capsule. Madonna mia, non ho alternativa. Voi state qui. Guarda come mi perdo, eh. A dopo. Ok, ragazzuoli, sono ritornato. Il problema è che non ma veramente? Ma vai, cagazzi, l'avevo di sotto. 2 ore che giro qui per cercare di nuovo i cosi. Ho recuperato le capsule mentre che ero a casa. Ho usato pure la linfa di cactus che avevamo preso, quindi ci siamo pure tolti un po' di peso. Allora, tra l'altro possono livellare. Allora, non trasportano un cazzo. Sono lenti. Non vedo l'utilità di questi animali. Però questo è un animale personalmente che non ho mai preso. Stai zitto, entra nella Pokéball. Adesso dobbiamo semplicemente andare alla ricerca del vermone gigante della terra. Non so dove si possa trovare, quindi dobbiamo andare. Ah, questo è quello livello 29. Vabbè, di freddo, così poniamo fine alle tue sofferenze. Allora, il vermone della terra dovrebbe trovarsi comunque da qualche parte. Il problema è che non si sa dove. Ah, Dio, sono passati anni e io ancora non ho visto traccia di un cazzo di verme del deserto. Mi vado ad aprire quelle due luci, vediamo che cosa trovo. Ma mi sa che è un fallimento sta roba. Ok, adesso non voli più. Perfetto. Dovrebbe andare giù con 3 frecce circa. Non è un animale resistentissimo. 5. Cos'è? Oddio,
Stavo one shottando. È un insetto, probabilmente mangia, non lo so, carne marcia. Bene, sei tu una, un maschio, perfetto. Dovremmo trovare una femmina. Sa, qua potremmo pure trovare un bel golem. Sarebbe il top da prendere un golem. Comunque, in attesa che questo si sveglia, ci prepariamo con la bola. Spaggiamo qui. Come stai mangiando? Dai che manca poco, cosa stai consumando? Mi sa che le bacche, perché erano 7. Ma potremmo prendere un po' di sabbia in modo da poi arrivare a casa. Oddio! Porca puttana! No! Figlio di puttana! Ma veramente mi... Minchia, sei un figlio di puttana. Sei pure livello 20. Fai cagare. Mi ha ucciso la cosa. Era un leone marsupiale. Questo non ce l'abbiamo. Niente, ma fa. Niente, tutto da capo. Livello 95. Vabbè, dai, sti cazzi, è buono. Non so se si può fermare con la bolla. Spero di sì, perché sennò è un casino. Madonna. Direi di no. È un casino. Purtroppo è un fallimento. Io vediamo se riesco a Perché ho visto una pietra muoversi qui? Era tipo uno di questi sassi qui che si è mosso tipo malissimo. Era questo? Ma raga, l'ho visto volare. Posso entrare? Oddio! Porca puttana! Ma che cazzo è? Oddio, un golem! Non so se si può addomesticare con le frecce, lo sapete? Che mi sono cagato. Oddio, pure le iene a rompere i coglioni. Allora, ascolta, buon uomo. Troviamo un accordo. Troviamo un accordo. Allora, tu fai male. Però, aia, no, colpisci pure me. Oddio, sei spaccato. Oh, wow, ehi. Porca puttana. Mamma mia, ma sei fortissimo. Madonna. Oh, wow, 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 wow. Aia. Aia, ci vogliono i cannoni per buttare giù una cosa del genere. Io voglio il golem, raga. Io voglio il golem. E intanto, questa viverna, un cucciolo preso al 150 e adesso è al 213. Dai, ne ha fatta di strada. Magari poi, arrivata a casa, le faccio accoppiare con un po' di culo. Mi prendo un altro cucciolo livello 200. E ho quel vantaggio di livelli in più per farle sempre più forti. E io ho finito la stamina. Madonna. No, perché devi rompermi la mini? Allora, la zona è abbastanza ostile. Con chi si sta litigando? Un leone marsupiale livello 85. Direi che si è incazzato. Ok, mentre lui ce l'ha con me, vedi, non morde la viverna. Questo significa che posso addomesticarlo in completa... Aia, madonna. Vabbè, la viverna è in passivo. Fermo, che fai giro giro to... Sai che ti dico? Ti affronto da uomo. Aia, però tu... Oh, tu hai rotto i coglioni. Va bene, ragazzuoli, io direi di concludere questo episodio così. È una mezza sconfitta, dai. Non proprio una sconfitta totale, perché comunque abbiamo addomesticato il nostro leoncino. Ci siamo presi due vermoni, quelli mille piedi, quelli schifosi. Io continuo l'esplorazione, vediamo se riesco a trovare la coppia del leone, se riesco a trovare il maschio del mille piedi. Vedo anche di fare un po' di risorse per poi in futuro costruire il cannone per prendere un golem e anche tentarci il titanosauro. Però prima di salutarci volevo farvi vedere un'altra cosetta interessante. Lo sapevo, si addomesticava così, non lo sapevo. Un cazzo di avvoltoio. Si addomestica quindi con la carne marcia. Minchia, ne abbiamo a miliardi sulla viverna. Perfetto, questo si è rialzato pure il buon uomo. E qua. Bene, 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 ragazzuoli. Bene, bene, bene. Adesso che lo so, me lo vado a prendere un avvoltoio un po' più forte. Vorrei dire. Metto tutto qui. Devo. Aspetta, tanto non devo addomesticare niente per adesso. Posso usare le frecce così, in modo cazzuto per combattere. Quindi. Ok, mille anni dopo, eccoci qui a casa. E volevo mostrarvi una roba molto molto interessante. Allora, dove cazzo è? Il golem si addomestica in teoria con i cannoni e io ho creato la sella del Quetzal, come vedete, per creare una situazione di base volante. Come vedete qua c'è una piccola casetta dove potremo mettere un po' quello che ci serve e qui piazzeremo i cannoni su questi spazi qui, quindi uno che può sparare a destra
uno che può sparare a sinistra. Quindi io piloterò mentre Molesto e Zexon andranno a sparare con i cannoni. Quindi vorrei vedere insieme a voi intanto più o meno i costi di tutto questo. Bene, il cannone. Ma vai a cagare!